La Vigor Senigallia inizia la stagione confermando la legge del Bianchelli su cui è costruito lo straordinario campionato della stagione passata e batte 3-1 il Termoli al termine di un incontro giocato a viso aperto dalle due squadre. Un passo avanti deciso, quello dei rossoblù rispetto alla partita di Coppa di 7 giorni fa contro il Fano, nonostante i diversi problemi di formazione a cui dover far fronte. Con il portiere Sarti sulla strada del recupero, il tecnico rossoblu Clementi ritrova Gambini davanti alla difesa, ben guidata dall'esperienza di Marini, anche lui al rientro, ma deve fare a meno di Del Rico, frenato da un problema fisico, e lascia precauzionalmente Capitan Pesaresi in panchina, mentre l'allenatore ospite Martino, squalificato, è sostituito dal direttore tecnico Di Giacomo, direzione affidata a Morello di Tivoli. Il Termoli si mostra arrembante fin dal calcio inizio, andando alla conclusione con Hernandez dopo 20 secondi, palla alta non di molto. La Vigor interpreta bene le intenzioni degli avversari, prendendo in mano le operazioni a centrocampo e affacciandosi minacciosamente in avanti, e dopo aver cestinato una buona opportunità all'ottavo con Baldini e Ballello che non sfruttano l'invito di Bartolini, è proprio lo stesso numero 11 di casa a creare il primo pericolo con una bella conclusione che Lombardo devia in angolo al nono. I rossoblù controllano il gioco, anche se rischiano al 13° sulla punizione di Esposito con Alessandroni che si distende e ribatte, e al 18° trovano il vantaggio. Dopo una bella manovra sulla destra, Baldini da posizione centrale libera lo scatto di Ballello, Maiorano in ritardo lo sgambetta in area e Morello non ha dubbi nel comandare il calcio di rigore. Dal dischetto Cheriota calcia angolato, Lombardo intuisce ma non ci arriva e la Vigor passa in vantaggio. La reazione dei molisani è timida, i rossoblù controllano in maniera agevole, tornando presto a rendersi pericolosi. Al 28° arriva la seconda rete, grazie a una prodezza balistica di Gambini che, dopo aver strappato il pallone dai piedi di un avversario a metà campo, trova spazio per vie centrali e dalla distanza lascia partire una conclusione imprendibile per Lombardo che si insacca in rete, facendo scattare in piedi tutto il Bianchelli a festeggiare il 2-0. Il Termoli alla mezz'ora decide di cambiare disposizione tattica in campo con il centrocampista Grossi che le fa spazio all'attaccante Bantos, ma i padroni di casa non si lasciano intimorire e controllano senza affanni il vantaggio fino al riposo. Dopo l'intervallo i giallorossi rientrano in campo operando altri due cambi con l'ex Cremisi Vitiello a rinforzare ulteriormente l'attacco e il portiere Lombardo sacrificato per far spazio all'under Marra. La Vigor rimane concentrata e accorta non lasciando spazi, così è Scoppa che al 13° prova la soluzione da fuori, Alessandroni è pronto a deviare in angolo. Gli ospiti provano ad intensificare gli sforzi per riaprire la gara, ma al 19° la Vigor, con una fulminante ripartenza, trova il terzo gol. Palla in verticale sulla destra per Capezzani, che supera sullo scatto un difensore giallorosso e poi col destro inventa una pallombella morbida e precisa che scavalca Marra e si deposita in rete per il 3-0 che libera la gioia dei tifosi rossoblù. Il Termoli non ci sta e due minuti più tardi accorcia le distanze grazie all'iniziativa solitaria di Esposito che sulla sinistra si fa largo in slalom tra i difensori di casa e poi disegna un destro imparabile che va ad infilarsi nell'angolo alto dell'incolpevole Alessandroni. Provano a tenere aperto il match gli ospiti che insistono, ma la Vigor si difende con ordine senza correre mai particolari rischi e poco prima del 90° ha anche la possibilità di arrotondare ulteriormente il punteggio grazie al secondo rigore concesso a Morello che punisce il contatto in area tra Cheriota e Garzia tra le proteste ospiti. Dagli 11 metri si presenta di nuovo Cheriota che piazza Marra, però centra il palo e così i rossoblù sono costretti a stringere i denti per difendere il doppio vantaggio, evitando che il Termoli riesca a creare altre occasioni a rete, e al triplice fischio di Morello mettono in cassaforte i primi tre punti stagionali. Mister Clementi, una Vigor più brillante di quella vista 7 giorni fa con il Fano, i primi tre punti del campionato li avete portati a casa. Sì, era importantissimo partire col piede giusto, era importantissimo prendere questi tre punti. E in questi casi credo che sia anche più importante il risultato della prestazione. Ero molto amareggiato domenica scorsa perché oltre ad aver perso non avevamo fatto neanche la prestazione, almeno oggi abbiamo portato a casa 3 punti. Un risultato abbastanza netto, poteva essere di più con il rigore sbagliato alla fine, però credo che non abbiamo ancora espresso un gioco corale per tanti minuti. Nella parte finale della partita abbiamo subito la pressione dei nostri avversari, una squadra di una qualità altissima nella parte offensiva e anche nella mediana, perché comunque il loro play è un ottimo giocatore, e abbiamo faticato.
aver ritrovato Gambini davanti alla difesa, Marini che è tornato nella sua posizione a fianco di Magi Galluzzi ha dato più sicurezza. Ma sono due giocatori che ci danno, uno ci dà una sostanza e una lettura delle traiettorie davanti alla difesa che è unica, perché Gambo è in quel ruolo lì è meraviglioso, soprattutto nella fase di interdizione. E Marini ci dà quell'esperienza, quella lettura e quella capacità di sapersi muovere dietro che ovviamente è dettata dalla sua bravura, dalla sua esperienza, dalla sua capacità di saper gestire un gruppo con grandissima umiltà, grandissima serietà e quindi ovvio sono due giocatori che ci hanno portato beneficio. Dobbiamo crescere, però credo che dobbiamo crescere sicuramente in tanti in una mentalità che deve essere una mentalità forte e per farla ci vogliono giocatori che stanno bene. Mister Martino, un Termoli che è venuto a Senigallia a giocarsela a viso aperto, cosa non ha funzionato? Ma sono sicuramente stati bravi i locali, complimenti a loro. Secondo il mio avviso hanno capitalizzato meglio le loro occasioni e a mio avviso è stata anche un po' più sonora di quella che poteva essere, diciamo, le occasioni, diciamo, della gara.